Rosa Blasetti, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, psicologa, psicoterapeuta. Oggi parleremo con lei non tanto dei problemi che solitamente, diciamo, di cui solitamente ci occupiamo qui, no? In questo contesto, di cui solitamente si occupano gli psicologi, quindi non so, le depressioni, la psicologia di gruppo, la psicanalisi, piuttosto che l'ansia, gli attacchi di panico che oggi... Ma parliamo in realtà di uno strumento, di un mezzo terapeutico, come possiamo definirlo? Possiamo definirla un'attività che si inserisce nell'ambito delle arti terapie, esatto. Che è appunto la libroterapia. La libroterapia, esattamente. Oh, veramente un unicum, dopo un anno di interviste a varie realtà appunto del mondo della psicologia, parliamo di libroterapia, quindi il libro usato come strumento per fare terapia, detta proprio in maniera banale. Sì. Dici così. Benissimo, perché la libroterapia, come dice la parola stessa, si può declinare in questi due settori, no? Il libro, cioè l'utilizzo del libro come strumento per promuovere il benessere psicologico, e la terapia, cioè l'aspetto più psicoterapico. È un'attività che si svolge in gruppo e quindi è qualcosa che ha a che fare con la psicoterapia di gruppo. Il libro ovviamente va dal saggio di Schopenhauer al manuale per aggiustare i mixer della radio, insomma. Qui parliamo di narrativa, di romanzi, perché sappiamo da sempre, si sa come la lettura sia comunque una promotrice, un'attivatrice di quelle che sono le identificazioni della persona, no? La possibilità di identificarsi nei personaggi. L'utilizzo che ne facciamo è quello di inserirla in un contesto gruppale in cui ci sia la relazione sia con il terapeuta, chi conduce il gruppo, e sia tra i membri del gruppo. Mi è fatto venire in mente un concetto che esprimeva Umberto Eco, e diceva: in realtà ho visto tantissime vite, esatto. Non ne ho visto uno solo, perché ho letto talmente tanti libri e tante storie che io, stando fermo, sono stato nel Medioevo, ho visto i gladiatori, ho conosciuto l'arte bizantina, eccetera eccetera. Quello è che tu è bellissimo. Perché all'interno di una storia tu ti identifichi, cioè tu hai, diciamo, la parte estetica del piacere di leggere il libro, e poi ti identifichi con i personaggi, con le loro vite, le loro storie, che inevitabilmente le metti in relazione alla tua, no? Esattamente, è molto interessante quello che dici, e mi suscita un parallelismo con quello che succede quando sogniamo, ad esempio. I teorici della Gestalt Therapy dicono che quando si sogna noi proiettiamo nel sogno tutte le parti di noi, un po' quello che succede anche quando leggiamo, cioè noi leggiamo e mettiamo nel libro dei pezzetti che ci riguardano. Allora la libroterapia si propone di fare cosa? Di andare a accendere una luce sul pezzetto che riguarda te. Allora magari arriva la persona al gruppo e ti dice: ah, questo personaggio mi sta proprio antipatico, non l'ho sopportato. Bene, andiamo a vedere come mai non hai sopportato proprio questo personaggio, cioè qual è il pezzettino che riguarda te che ha attivato questo fastidio. E allora lì l'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza. Esatto. Esatto, no, per esempio mi veniva in mente, ascoltandoti, non so, uno... Quante volte mi è capitato anche a me, leggo un romanzo dove c'è una famiglia X, sì, poniamo, no? E magari nel legge, anche ambientato nel contemporaneo, no? Dico: mazza, certo, quanto è strana sta famiglia, ma guarda sto papà che fa, la madre che fa, guarda il figlio come si comporta. Tutto questo io lo giudico perché lo metto a confronto con la mia, esatto, con la mia famiglia, no? Con i miei parametri, è inevitabile che sia così. Esattamente, questa è la parte stimolante che rende vivo il percorso, e rende vivo il percorso anche perché fai conto che tutte le persone che vengono al gruppo leggono lo stesso libro, quindi lo stimolo è lo stesso, i confini di questo percorso sono precisi, ci vediamo all'interno di una libreria, che è l'altra città nella zona di Piazza Bologna, e lì le persone si riuniscono avendo in testa lo stesso stimolo letterario. Molto interessante. Il libro lo scegli tu, come hai detto? Lo scelgo io. E in base a cosa? Cioè tu da lì, cioè tu scegli un particolare romanzo perché sai che ti può aiutare a risolvere un problema che il gruppo ha, non lo so. Sì, anche. Diciamo che inizialmente io mi faccio un'idea di quello che può essere il percorso che voglio proporre. Ad esempio, ho proposto al gruppo attuale un percorso che ripercorre le varie fasi della vita, quindi dall'infanzia all'età adulta, passando ovviamente per l'adolescenza all'età adulta, quindi l'età, la vecchiaia.
Questa però è solo un'idea di un percorso. In realtà poi il percorso lo vado a strutturare a seconda di quello che è il bisogno del gruppo. Cioè il percorso sì. cambia a seconda di quello che viene fuori con il gruppo. Certo. Diciamo che io mi do una traccia che voglio seguire, però poi è bello anche cambiarla in itinere. Esatto, senti, qualche titolo? Sì, uno fino, dei... Fino adesso, Beh, ti posso dire, abbiamo letto come libro di avvio Marlo Morgan e Viene chiamata a due cuori, che è un libro che già racconta un viaggio dentro di sé, e questo mi sembrava un viaggio in realtà nell'outback australiano e anche dentro se stessi, mi sembrava un buon avvio per un gruppo di questo genere, di esplorazione sì. di se stessi. Un altro libro che abbiamo letto è stato di Andrei Longo, L'altra madre. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere anche di avere un confronto con l'autore nella libreria. Diciamo che la libroterapia permette anche di interfacciarsi anche con gli autori a volte, grazie alla disponibilità della libreria che ci ospita. Molto bene, molto molto interessante. Quindi ripetiamo, la libreria si trova nella zona Piazza Bologna, sì, si chiama L'altra città. L'altra città. E precisamente ci troviamo in via Pavia. In via Pavia, benissimo. Per quanto riguarda il tuo studio, sì, insomma, io svolgo l'attività clinica sempre a zona Piazza Bologna, in via Carlo Bartolomeo Piazza numero 8. Abbiamo capito, insomma, l'approccio è quello sì, gestaltistico. Sì, l'approccio è gestaltico, sì, pardon. Sì, sì, di psicoterapia della gestalt. Ovviamente nello studio mi occupo di tutte le problematiche individuali, di coppie e familiari. Certo. Ah, quindi ovviamente con il libro fai terapia sì, di gruppo inevitabilmente, sì, però gestisci anche terapia individuale. Sì, sì, sì. Diciamo, la libroterapia è un'attività ulteriore rispetto alla mia attività clinica, che è quella principale, in cui mi occupo di tutte le problematiche psicologiche, individuo in individuo, coppia, gruppi, famiglie, eccetera. Chiarissima, benissimo. E allora, veramente c'è... Perché poi mi viene in mente... Ci si potrebbe partecipare anche senza avere, assolutamente, tra virgolette, dei problemi o senza essere venuti da te per un altro motivo. Assolutamente, no? Guarda, dici una cosa molto interessante, c'è un aspetto che è legato alla lettura che è quello che sappiamo che comunque fa bene, noi aggiungiamo l'aspetto relazionale, cioè la lettura nella relazione col gruppo e con me, che è uno strumento in più, un valore aggiunto nel esplorare se stessi. Chiarissima, benissimo. Dottoressa Rosa Blasetti, è stato un piacere, grazie. Io ricordo a tutti, appunto, per maggiori informazioni c'è anche un sito, basta cercare, insomma, sui motori di ricerca Rosa Blasetti, altrimenti la pagina Facebook Rosa Blasetti psicologa. Grazie ancora. Grazie, ciao.